Butta! Vediamo un po' se è partita la diretta. Sì, lo prendo per un sì. Bene, passiamo anche a YouTube. Vediamo un po', vediamo un po'. Io ci sono, il butta c'è. Il butta c'è. E vediamo un po' adesso se parte anche YouTube. YouTube. Sì, è partito anche YouTube. Ma lul. E ci siamo, raga, come butta. E butta fuori come sempre. Ma lul. Come state, raga? Che mi raccontate di bello? Io tutto bene, tutto bene, tutto tranquillo. E via. Vediamo un po', gli avatarini ci sono? Sì, li vedo, li vedo. Parapam. Ah, intanto c'è il signor Telegram che fa un po' di casino. Pam, parapaparapam, parapapam. Bene, bene, bene. Uè, YouTube sistema! Come va? Tutto bene? Che mi racconti? Ma cosa? Ma fuck? Oh. Ma lul. No, 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 no. Lo sai bene che non puoi. Altrimenti. Lo sai bene cosa succede. Guardalo che stuzzica! Guardalo che stuzzica! Vuoi proprio essere. T'hai mautato, eh? Ricordati che hai poteri qua. C'è un Waluigi gigante intanto. Eh sì. Ciao Criceto! Stavi editando un video grande. Anche te, sì, anche te, Kamikaze, sì. Ce li ho io. Non direi, non direi. I poteri. Davvero? Vorresti corrompermi? Qua non puoi, ma forse nell'altra piattaforma sì. Param. Parapaparapapa. Guardalo tutto fiero. Taratatam. Ti andrebbe. Ah, ok. Sì, certo, Criceto. Oggi sono tranquillo. Ma guardate qui il Waluigi qua davanti a me. Aspettate che lo sposto sotto. Sposto sotto il Waluigi. Signor Waluigi, lo devo spostare sotto adesso. Waluigi. Stream Avatars. Ecco qua. Li sposto sotto, dai. Se no mi passano davanti la faccia. Oh no, you're cheating! A te no, ma lui con il biscotto Don't sì. worry, everybody's What? cheating! Che cosa sta dicendo? Cosa con il biscotto? Intendi il gelato con il biscotto? È buono, buono. Ma lul. Comunque, da un po' che non ci becchiamo. YouTube sistema, ovvero il bro di GTA. Che mi racconti di bello anche te? No, non iniziamo, dai, ancora con questa modalità, dai. banning user addirittura. ecco appunto. Lul. Meno male. E mi giro verso gli spettatori. Eh sì, esatto. Ci sta, fai bene, fai benissimo. Intanto gli avatarini sotto possono camminare e non mi danno. Non mi passano davanti. Parapapà, parapapà. Dai, raga, tra poco passiamo al gioco. Comunque, oggi è il 20. Il 25
esce, se non sbaglio, esce la nuova il nuovo upgrade di Fallout 4 che migliorano la grafica. Are you sure about that? E tanta altra roba. E lo riporterò sicuramente Fallout 4 con una nuova sfida, tra l'altro, molto bella. Vedrete. Vedrete. Bellissimo Fallout 4, ci hanno fatto la serie su Amazon Prime, se non l'avete visto, guardatevelo. Che tanta roba la serie di Fallout. Però forse prima del 4 proverei il 3 e il New Vegas, che sono due esperienze diverse. Molto molto belli, li ho finiti, strafiniti, Fallout 3, Fallout New Vegas. Il mio acuto è un po' troppo acuto, il tuo acuto. Spacca i timpani, dopo devo pagare io la visita dall'ottorino, che sarebbe il medico delle orecchie. Se no diventa un urlo. No, vabbè, ma fai qualcos'altro, se no. Qualcosa... Che posso dire? Qualcos'altro, non so. Il miau del tuo gatto. Bello, ci sta. Dai, se fai miagolare lo metto sicuramente. Pandi, buonasera a te, come stai? Siamo ancora in fase just chatting. Tutto bene? Ma bonjour, ciao Gawa, come stai? Tutto bene? Che mi racconti di bello? Tutto bene? Qua da me faceva un po' freddo e un po' caldo per via del vento. Tutto bene, dai. Gawa, guarda Kamikaze. Ciao Lul. Ieri abbiamo portato, ho portato il gioco della corsa al cesso. Il tizio che doveva assolutamente correre al gabinetto superando gli ostacoli. Vi è piaciuto? Ahia, la febbre. Oh, mi spiace. Brutto quando si ha la febbre. Che sia colpa del vento? Eh sì, esatto, c'era un vento fortissimo oggi. E beh, poi anche te sei del nord, quindi... Anche più o meno il clima è lo stesso che ci abbiamo da noi in Ticino, ovvero il sud della nella Svizzera italiana, è lo stesso del nord Italia. Parapaparepè! Eh sì, perché è un po' freddo, un po' caldo. È un attimo ammalarsi, un attimo. Prendersi qualche cosa. Dai, riposati, stai tranquillo, mi raccomando. Esatto. Così almeno guarisci bene. Quando si ha il mal di testa, poi... Ai. Diventi uno Psyduck. Dai, almeno sei bello rilassato. Non ho tirato sul pod. Non è che cambia granché. Vabbè. Io ci sono cascato. Ah, ok, sì, giusto. Lui il sabato fa sempre la sua live per Elena. Eh sì, Gabo, però alla fine è come se fosse acqua profumata di Coca-Cola. Ma almeno è acqua, dai. E quello è il lato positivo. Però magari se potessi tornare indietro avrei preso magari una sottomarca piuttosto che quella. Una marca meno costosa. Da concorrenza. Magari costava meno e faceva lo stesso effetto. Allora, bene. Direi di aprire la Switch. La Nintendo Switch.
Tanto che sentiamo la host del Monte Camino di Pokémon Zaffiro e Rubino. Molto bene. Click. Tanto switch, perfetto. Proiettore in finestra. Ok. Molto molto bene. Questo lo metto di qua. Così vi leggo bene. E via, che buona. Tutti i miei compagni hanno l'air rap. Sì, ma ti dico, non ti perdi niente. Io ero solamente curioso, onestamente. Ah, ho la... scarico. Non ti preoccupare. Se vuoi, prendi benissimo una sottomarca che va bene. Ops. Ho il controller scarico. Ho dovuto staccare il cavetto. Torno subito. A dopo. Tanto si è spenta la switch, adesso la riaccendo. Eh sì. Ciao Gawa, ti auguro una buona guarigione. Curati, mi raccomando, Se non sbaglio, ora dobbiamo andare verso destra. È la stessa host che c'è su Super Smash Bros. Ci vediamo. Torniamo. Mi sembra che... Gamer time. Allora, per prima cosa torniamo nel presente. Ok, sì, Fandi. Sì, ho la OLED, Fandi. Tanto ho fatto fuori questo Boblin. Vieni da me quando ti senti affaticato, certo. Aia, aia, oh, come ti permetti, oh. Oh, zio. Oh, come ti permetti, Wasim. Manco mi conosci, mi dai lo scemo. Ma grazie, Ma grazie. Così a gratis proprio. No, sospeso no. Però chiedo. Mi piace chiedere. Scusa, ti perdono, tranquillo, ti perdono. Però appunto era per sapere come mai. Vaffanculo, fiamma di merda! Ciao Simone! Come va, tutto bene? Che mi racconti? Sbrigati, devi salvare Nairo, il mondo è nel caos. E lo sappiamo, lo sappiamo. Vabbè, sì, è una classica. In effetti diversi dicono spesso: è stato mio fratello a scrivere, io non c'entro. Allora, sto giocando a The Legend of Zelda Oracle of Ages, l'oracolo del tempo. Allora, bene, adesso andiamo a vedere cosa... come sta l'albero. Perché l'altra volta c'era qualcosa che non andava. Se non sbaglio da questa parte, sì. Vediamo un po' come sta. Sento ancora un'essenza vicino ai monti rotolanti. Se non sbaglio tutto a destra. Sì, dobbiamo andare verso i monti rotolanti. Sì, Simone.
È molto bello come Zelda. È uno dei Zelda preferiti di Let's. Let's play Nintendo Ita. Sì, no, su TikTok no, Fandi, adesso sono su YouTube. YouTube e Twitch. Ta-ra-ta. Andiamo, raga. A destra. Tutto a destra della mappa. Ah, cos'è questo? Ah, sì, questo è dove avevo messo il portale. Dove ho messo il portale, sì. Grazie, Wassin, gentilissimo. Pa-ra-pa-pa. Pa-ra-pa-pa-pa. Tutto a destra, dai. Ah, di qua giusto, devo usare i semi. Devo usare i semi. Oh, ma anche rotti i coglioni. Questo è un merda, vaffanculo. Vabbè. Pidec Rage. Mi stavo mangiando, scoprendo la scorsa che ho trovato. Grande, Simone. Ma ti piacciono anche te i giochi Nintendo, Simo? Perché ne porto molti. Allora, di qui, che cosa abbiamo? Ora che posso notare? C'è la strega Sirup. Sono la grande strega Sirup. E questa è la bottega di pozioni. Portami quello che vuoi. Allora, vediamo un po'. Ah, prendiamo questa. Pozione magica, 300 rupie l'una. Grazie, hai visto che bella? E c'è sotto un Mario anche. Sì, praticamente grazie a questa missione, questa pozione, mi sembra che quando vado KO mi ripristina la salute. Ciao Stefania! È bello, vero? Tanta roba. Ta-ta-ta-ta. Questa è la mia seconda run, infatti. L'ho giocato tanti anni fa. Allora, se non sbaglio adesso... Non è che mi ricordo granché, eh. Ta-ta. Ah, sti corvi. Ta-ta-ta-ta. Devo prendere la sesta essenza. Vicino ai monti rotolanti, diceva il... Mi diceva l'albero. Al momento Stefania, ma dopo arrivano, vedrai. Fanno sempre così, arrivano dopo. Criceto, scusa, ma perché Fide che dice sempre il suo grido? No, no, mi spiace Wassim, mi spiace, cavolo. Ma come hai fatto? Paraparapam. Paraparapapapa. Fan di gamer è pure lì, attenzione. Io posso piantare una pianta, un seme gasha. Taratatatata, pianta. Ecco, abbiamo piantato. Il seme gasha. Anzi no, è gasha, non gasha. Ops, ho dato fuoco al masso. Taratata. Taratata. Un pezzo di cuore. Ti sei duplicato, eh. Allora, aspetta, io ho trovato il tuo nome in una live di Sly. Eh sì, con Sly vado molto d'accordo, infatti. Salutamelo allora. Ma infatti ogni tanto ti ho visto da lui, Simone. Mi ricordo di averti visto da lui. Ta-ta. Mitico Sly, veramente. Lui e Yuna, poi. Aia, mi spiace. Mi spiace Wassim. Ciao, butta fuori, come va? Aia, cos'è quella faccina lì, Sissio? Che è successo? Che c'è? Fandi ti ha battuto ai rigori. Ta 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 ra ta ra ta. Perché? Perché te l'ha bloccato? Ah! Perché ti ha bloccato il messaggio? Non capisco. Cosa abbiamo qua sotto? Parapapam. Ah no, qui ci sono già stato, per prendere la chiave. A me dà un po' fastidio. Sì, la figlia di Sly che urla. E beh, piccola, dai. Normale che urla. Però dai, comunque Sly c'ha una pazienza con sua figlia. Vabbè, piccolina, è normale che... si sfoga.
Tizio Gamer Time. Poi non credo che li faccia male, vai. Anche se ogni tanto si agita un po', non credo che li faccia male. Lui c'ha una pazienza, Sly, veramente. Bevi. Alla salute. Dai, adesso mi agito un po', raga. Gli hai rotto l'osso. Aia. Mi spiace, Wasim. Ti auguro di guarire presto. Brutto, brutto quando ti rompi qualcosa. Allora, adesso io non so dove devo andare esattamente. Ha detto vicino ai monti rotolanti. Vai! Il gioco si chiama The Legend of Zelda The Oracle of Ages. La leggenda di Zelda, l'oracolo del tempo. Sono leggermente bloccato qua. Forse devo provare a tornare sui monti rotolanti. Allora, semi. Tornado, semi tornado. YouTube sistema, fa bravo, dai. A parte che... Ah, ok, lo installi. Ma in realtà è per Game Boy. Beh. Oppure puoi fare come... Qui in effetti poi potresti anche farlo. I miei genitori tipo... Stai zitto, schiaffo. Aia, alla vecchia proprio. Sono abbastanza alla vecchia maniera. Diciamo... Sono arrabbiato per il calcio. Ah, sì. Il mio amico ha detto che siamo dei perdenti, che dobbiamo ritornare in Serie C. Eh beh, ci credo che ti arrabbi, non è carino. È un po' uno spot. Mario, no bestemmie, grazie. Prossima ban, diretto. YouTube sistema, stai calmo o ti do il time out prossima volta? Anche di una settimana, volendo. Allora, non so bene dove andare adesso. Mi sono un po' perso. Allora, di nuovo, tornado! Hai mai fatto la live con Sly? Certamente. Allora, l'ho invitato nel mio canale una volta, mi sembra, a giocare a Mario Party. Siamo andati dai Nintubers insieme sempre a giocare a Mario Party. E una volta, sempre dai Nintubers, abbiamo giocato insieme a Mario vs Donkey Kong. Ok, ho capito, bro. Direi... Cartellino giallo. Fuori un minuto. Prossimo diventa più lungo. YouTube sistema. Ho capito cosa devo fare con te. Fai bravo, se no... se no te butto fuori, Butta fuori, te butta fuori. Bene, sì, tutto bene. The Big Bang! Ricky! La grande butta! La grande butta! Grazie, ma... grazie mille, Wasim. Allora, devo andare sui monti rotolanti. Devo ritornare sui monti rotolanti, se non sbaglio... Mi sono un attimo perso. Ah, è giusto, dietro la casa. Porca di Nairo. Quella! Scusatemi. Troppa agitazione qui. Ma è Criceto che si agita. Tutto bene, grazie. Wow, ma quando l'hai conosciuto? Sly lo conosco da anni. Da anni che ci conosciamo su Twitch. Principalmente su Twitch. Poi ultimamente ha preferito YouTube. Ma va benissimo così. E ha fatto anche bene, visto che ha molto più pubblico su YouTube. Non sono stato io, è stato l'audio che è partito su la piattaforma viola.
Taratata. Quella è una vecchia registrazione di quando ho giocato a Smash Bros. E c'era tipo un torneo. L'ultima vita decisiva. Poi a un certo punto mi sono distratto qualcosa e sono caduto di sotto e ho reggiato male. E vabbè, però ho fatto ridere Sly, ho fatto ridere Paltri, veramente, con quell'audio lì, quando l'hanno sentito, sono scoppiati a ridere. La prima volta, sono scoppiati letteralmente a ridere. Ma devi vedere la clip originale, eh? C'è ancora, ha fatto porca di quella, pam! Un pugno sul tavolo secco tirato. Proprio con cattiveria. Adesso sembro bravo, tranquillo, ma quella volta lì ero incazzato. Con me stesso però, eh. Adesso non me ne frega. Sì, almeno per quest'anno, sì, dai, non ti preoccupare. Può capitare un periodo brutto per la propria squadra. Ma però non sono... di merda! Però vabbè, non è questo il posto e il luogo adatto. Come dice il professor Rock. Tommy, sto facendo un gioco sulla mia vita chiamato Tommy the Game. Ah, ok. In Unreal Engine. Ah, ok, dai. Ci sta. Oh, sì, oh, non spammare. Fa bravo, che se no mi tocca. Mi tocca timeoutarti, eh. Ti tolgo il VIP, eh. Ok. Avvertimento. Ultimo avviso. Poi time out. Ok, bravo. Ti fermi. La storia della mia vita da adolescente in un gioco. Ah, che figo. Che tipo di gioco è? Tipo, che genere di gioco. Che gioco è? È tipo punta e clicca. È visual novel. Platform. Ci sta. Ma fai tipo punta e clicca? Allora, adesso non mi ricordo più come si faceva andare là. Dai Goron. Mi sono un po' perso. Qui mi sono decisamente perso. Bene, più che altro perché sono io che ho i poteri, Sissio. Non dimenticartelo, chi butta fuori qui. No, mi dispiace, Wasim, ma i poteri non li do tutti, li do solamente persone che conosco da tanto tempo e anche che mi fido soprattutto. Perché sai, dare i poteri vuol dire dare la chiave del proprio canale. Dopo potresti bannare tutti, potresti fare casini. Preferisco di no. Inizieranno le riprese l'11 giugno. Ah, ok, dai, ci sta. Poi fammelo sapere quando è pronto che te lo provo se vuoi. Allora. Sì, Kamikaze, certo, se ti ho dato questa responsabilità è perché mi fido. Non do mica il mod cane e porci, eh. Bene, dai. E niente, qua mi sono proprio perso, decisamente perso. Non so dove andare. Ah, anche su console. Eh beh, dai, piano piano, un passo alla volta. Open world. Open world, La Spezia. Una volta ho giocato con un ragazzo di La Spezia che è venuto da noi a Lugano. È molto bravo, molto forte. Sai, io sono un tennista. Ma grazie. Ma come mai tutti questi complimenti? Ti ringrazio, per carità. Ma quale gioco Pokémon, Sissio? Ce ne sono tanti di giochi Pokémon. Allora, intanto iniziamo a tornare nel passato. Molto bene. Torniamo indietro. Farà tutta la scuola superiore. Un bel progettino. Ta-t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 a.
Dimmi, Wassim, dimmi. Ovviamente ti ringrazio, La qualità del gioco in 4K. Tanta roba, dai. 4K. Ho capito, l'hai già detto che sono bravissimo. Ti ringrazio, però. L'ho capito. Questo suolo è morbido. Ci sta, dai, Tommy. Ah, mi sa che ho finito i semigascia. Ti devo far vedere una cosa fighissima dopo. Se ci vediamo nella tua chat. Sì, certo. Certo, Criceto. E ti ringrazio, Wassim. Ripeto, ti ringrazio. Sono ragazzi di 16 anni, adoro tantissimo doppiare. È bello doppiare. Anche a me piace abbastanza un po' doppiare. Senti un po'. Mario! Wahoo! Oh yeah! Mario time! Oppure Luigi. Luigi time! Wahoo! Ciao Nine! Come stai? Tutto bene? Mario number one! Wahoo! Oppure il Todd. Aspetta che disattivo il compressore. Ecco. La sagra dell'aggettivo qualifica butta. Null. Sarei il protagonista del gioco e reciterò le scene. Eh beh, giusto, ci sta, eh. Ce ne sono infatti di giochi dove il creatore del gioco è il protagonista principale. Ci sta, ci sta. Oh, che cosa sto facendo? Mi sono distratto e sto mancando le scale. Ma cosa sto facendo? Sarò io il protagonista e reciterò. Si è già letto quel messaggio. Anche l'altro. Tommy the Game uscirà ufficialmente in tutta Italia. Fino anche a Milano. Adesso la polizia. Wassim, cosa ho fatto? Cosa ho fatto di male? Ah, hai bestemmiato quando hai giocato a Crash Bandicoot 4. Tosto quel gioco, tosto. Quel gioco, fidati, è bello difficile. 7 luglio uscirà il trailer. Dai, non vedo l'ora. Mostramelo, mi raccomando, eh. La grammatica. Chi? La grammatica di chi? Ok. Simone? Magari avrà scritto in fretta. O magari è giovine. Dai, non ci sono professori di italiano qui al momento, giusto? Che ti danno la nota. Hai manga? Guarda, sono più un tipo d'anime più che manga. Però, sai, ne ho visti qualcuno ne ho visto. Sì, sì. Allora, stavo cercando bene dove devo andare perché mi sono un po' perso. Mi hanno detto Monti Rotolanti, eh. Quindi adesso sono sui Monti Rotolanti. Cosa fa questa faccia da Goron qui? Oh, mostri! Sono i mostri! Torniamo indietro nel tempo, dai. No, torniamo nel presente. Nel presente. Nel presente. E si va avanti. Avanti. No, qui ci siamo già stati. Addirittura, Simo, ma grazie. Quanti complimenti oggi che mi fate.
tra Wassim e te. Mi riempite dei complimenti, grazie. Esatto, presente, ente pres, presente, ente pres. Rientra nel tempio. E io come ci salgo là sopra? Kickboxing come sport. Io faccio tennis invece. Faccio girare le palle. Com'è che si arrivava qua sopra? Ah, c'è lui, va bene, ma anche se un po' al momento è un po' prestino. Dipende se sarà ancora in live o no, sai. È uno dei due, dai. Questo insetto qui vuole andare a venirmi addosso. Va bene. Richiederà spazio e sarà compatibile con Windows 11. Ah, top, dai, ci sta. Sì, esatto. Tennis è bello, ma fa incazzare a volte. Certe volte quando sbagli ti senti un po' un cretino. Ma volentieri, Tommy. Ah, se vuoi, guarda, c'ho Discord, c'ho Telegram. Guarda, punto esclamativo. I miei social sono questi. Punto esclamativo Telegram. Punto esclamativo Discord. Adesso tra poco compariranno, eh. La Premiere. Ci sta, ci sta. Let's play Nintendo Ita. E fa bene, fa bene. Guarda. Infatti il tennis. Ma faceva anche tornei o giocava per di tanto per divertirsi? Ci sta, assolutamente. Oh Ale, ciao, come stai? Tutto bene? Buonasera a te. Pizza, io sono qui da una da pizza più che sushi. Quello dei sushi è mio fratello. Lezzo, non mi ricordo più come si andava al tempio. Forse nel passato. Nel dungeon. Perché devo andare a fare prendere la sesta essenza adesso. Il ballo delle scorregge. C'era ieri il ballo delle scorregge. Lo potrei mettere come audio in effetti. Ti è piaciuto il gioco di ieri, vero Ale? Vabbè, puoi rivederlo quando vuoi. 99. No, anzi 81. Ma questa qui non ha capito che non posso scendere. Ah! Disgraziato, te ne approfitti perché io sono qua sopra. Vergognati. Vergognati. Come ti permetti? Ah, tu me ne ricorderò. Se ne è approfittata quella lì. Cube Animation Studio ti saluta. Grazie Tommy, ma volentieri, guarda. Se vai appunto scrivimi su Discord. Certo, lo so Bassim, ho fatto apposta, sto apposta 99. Ciao Tommy. La voce da Todd? Per la voce da Todd, beh, dovresti venire su Twitch e riscattarmela. Ma dai, per stavolta faccio una piccola eccezione. Va bene. Ciao ragazzi, come state? Mi sentite? Oppure? Mi sentite? Oppure no? Ho tolto il compressore apposta. Viva Radix Boom! La sto facendo per tutti, una demo. Questa è una demo. Ok, questa era una demo. Esatto, esatto, Criceto. Quella normale dura di più. Eh no, non mi piacciono quei giochi, mi dispiace Wassim.
Preferisco giochi per computer, giochi per Switch, per console, giochi più potenti. Beh, i giochi mobile ci stanno, soprattutto quando sei fuori casa, sai. Magari sei in viaggio. Non ce l'ho? Cosa, non ce l'hai? Sì, esatto, Let's, era una demo. Però in effetti Criceto è un bel problema. Stop! You violated the law. Grazie per l'iscrizione. Pay the court a fine or serve your sentence. Your stolen goods are now forfeit. 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 Malu, grazie mille per l'iscrizione. Purtroppo non ho visto il nome. Punto esclamativo Discord. Let's, te sai come si va avanti qua? Mi sono perso, non so dove si va. Ho passato mezz'ora a girare per capire. Ecco lo comando di Discord. Dentro a caverna. Davvero? Qua mi sembra. Però nel presente, se non ricordo male, nel presente. Sì, sì, l'ho già finita quest'area qui. Devo andarmene da qui, devo andare avanti. La sesta essenza devo prendere. Mini giochi da fare ovunque, sì. Sì, sì, è un incubo quest'area, veramente. Questo è un gioco del 2000, raga. D'accordo, Ale, ti aspetto. Quando vuoi sono qua. Lul. A destra del dungeon, eh sì, esatto. E per tornarci devo andare lì. Ciao Vittorio, buonasera a te, come stai? Cavolo, tutte te ti capitano, Wassim. Mi spiace. Allora qui devo usare anche i semini. I semini. Oh, le gelatine. E occhio ai pipistrelli. Questi maledetti pipistrelli che... Oh, oh, oh! Che palle. Tonidoro. Tonidoro anche a te, Wassim. Vai a dormire, vai a nanna. E qui ricomincia la musica di Goron. Dai! Ah, dai! Che cado! Aurel! Grazie, lo so. Come stai? Tutto bene? Come butta? Ah, mi hai fatto uno scherzo, Wassim. Malul. Ah, ha fatto lo scherzone. Allora, spingiamo, buttiamo giù come l'altra volta. Qui e via. Il nuovo tunnel, abbiamo anche nuovi alloggi. Alcuni Goron hanno anche aperto nuovi negozi. Dai un'occhiata. Certo, signor Goron, ma sicuramente. Eccoci qua. C'è un corvo. Tutto bene, anch'io tutto bene, grazie. Questa scala porta alla base dei Monti Rotolanti. Questa, se non sbaglio, guardiamo bene. Qui ci sono già stato. Let's. Oh, ti cercavo. Ti ho cercato in TV, ma non ci sei. In TV? What? Su quale canale mi hai cercato? Non sapevo di essere in TV. Malul. Andiamo tutto a destra qua. C'è un altro frammento di cuore lì. Ciao Lorenzo, benvenuto. Come rompo questi fatti qui? Questi fatti.
YouTube. Eh sì. Ah, aspetta. Ok, YouTube. Sì, esatto, YouTube. Parapapà. Ma come si chiama questo gioco? Questo gioco è The Legend of Zelda, Oracle of Ages, la leggenda di Zelda, l'oracolo del tempo. È un, diciamo, la saga di Zelda è abbastanza, diciamo, è uno dei punti forti della Nintendo. Beh, il titolo più recente che è uscito è chiaramente Tears of the Kingdom. Figurati. No, Wasim, di solito non oggi almeno. Oggi faccio solo Zelda. Parapaparapam. Parapaparapam. Grissin Bone, eccolo, è tornato con Grissin Bone ancora. Ah! Grissin Bone, Grissin Bone. Allora, Let's, mi sono un po' perso. Non si rompono, serve usare le scale. Ah, posso tornare nel passato adesso. Luigi! Che, in che senso? No, mi sa di no comunque, Let's. In che senso? Cosa? Perché culo? Perché? Ma perché non ci sei su YouTube? Ma sono, ma sei, guarda che ci sei adesso su YouTube, eh? Sei attualmente, sei su, ci sei già. Ta-ta. Se no come fai a vedere la live? Ah, ok, ma hai fatto bene, Criceto. Ta-ra-ta-ta-ta-ta. In TV? Non ti preoccupare, non ti preoccupare che quelli arrivano. L'altro giorno su City Skylines 2 ce n'erano almeno 20. Vanno e vengono. Non c'è nessun problema. Ecco una noce gascia, guardiamo cosa c'è dentro. Un anello. Allora, Let's, mi sa che... vediamo un po'. È vero, sì, sono su YouTube, se no... E anche su Twitch, raga, ricordiamolo. Devo scendere di qui? Proviamo a scendere, al massimo posso tornare indietro. Ah, ok, ho capito. Rewind. Rewind. Torniamo indietro, ecco. Era per testare. Ma che bello, sono contento di piacere alla tua amica. Salutamela allora. Vaffanculo, fiamma di merda! No, 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 non in questo modo. È meglio guardare... Eh beh, Criceto, poi tra l'altro sei anche in verticale. Mi guardi in verticale? Ciao amica di Aurel, grazie mille. Sono contento che ti piace il mio canale. No, questa è Zelda, non è Mario. Ecco qua. È difficile trovare i tesori. Mi presti 20 semi ardenti e 20 bombe? Se ho fortuna trovo il tesoro, te ne do la metà, che ne dici? Va bene, glielo do, Let's. Ci penso, io troverò un tesoro. Ci rivediamo tra un po'. D'accordo, torniamo nel presente adesso. Ciao Aurel, grazie mille per la compagnia. Quando vuoi ci becchiamo. E ora andiamo nel presente. Ah, sono tornato qui proprio. Allora, ha rotto sta parete? Let's, mi sa che non dovevo tornare nel presente. Eh sì. A proposito di spettatori, raga. Beh, d'altronde i giochi retro, retro vintage non sempre interessano magari. C'è, però c'è la nicchia anche dei giochi retro. Ma va bene così, ci mancherebbe. Sono giochi che hanno fatto la storia.
che senza di loro non ci sarebbero i giochi che ci sono adesso. Vedo un sacco di emoticon su Wasim. Allora, è finito di scavare? Aspetterò, c'è sicuramente un tesoro qui. Let's... Se ti ricordi esattamente qua cosa bisognava fare? Aspettare che finiva? Ma in che modo? Aspettare. Se torno nel presente, purtroppo... Ok, Wasim. Sì. Di fare i minigiochi dell'area sud, no? Come si fa ad andare nell'area sud? Raid inaspettato. È arrivato Fidek. Hai eseguito un raid con 9 reclute del team plasma. Fidek, raid inaspettato. Ciao Pauz. Cosa avete fatto prima? Lodgert Grimoire. Sì, il gioco dei... Il gioco, se non sbaglio, quello del... Come si chiama? Non mi ricordo più. Sì, raga. Ditto, come stai? Tutto bene? Che mi racconti? E con Ditto arriva una cosina. Oh, ecco, penso di saperlo. Ero ribaltato da Wario. Ah! Penso di saperlo, forse. Vediamo un po'. Se indovino. No, Wasim, semplicemente che dalla live di Twitch mi hanno fatto un raid. Il raid è quando uno streamer finisce di streamare, porta i suoi spettatori nella tua live. Stessa cosa farò anch'io fine live. Ce l'hai Twitch, Wasim? Per caso il 20 è lì? È oggi il 20? Il 20 è il... 20 è... Cos'era già... Parli della smorfia, Ditto. È Ditto? Parli lì, Ditto. Allora, devo fare i minigiochi. Torniamo indietro nel tempo. Nope, ma mi sa che tra poco potrò... Dice aspettare per questa cosina. Ah, ok, ho già capito, vabbè. Ti ringrazio. È gratis. Se vuoi Wasim è gratis. Tanto puoi fare, puoi farlo anche con l'account Google. Sono tornato. Non riesco a dormire senza aver finito di vedere la live. Grande. Però mi raccomando, tanto non farò troppo tardi, non ti preoccupare, Ale. No, Aurel, scusa. Ti capisco. Let's, mi fai un po' di shoutout, un giro di shoutout? Per Fidek, per Pauz. Ditto, non mi ricordo più se streamava. Dormi? Buonanotte, Wasim. Se vai a dormire, se resti, va benissimo. Allora, si possono fare lo stesso, Let's, eh. Anche se sono disattivati, funzionano lo stesso, fidati. Almeno fanno come l'SO normale. L'ho fatto per prudenza, Let's. Ah, qui forse non c'ero andato. E questa è l'area sud, Let's. Quella dei minigiochi. Fide, che non so se è già finito questo gioco, è molto carino. Ta 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 ta. E cade giù il brucone. Cosa abbiamo qui? Ai Goron è sempre piaciuto giocare. E giocheranno sempre. Devi trovare il tempo per giocare. Te lo consiglio. Poi avendolo online puoi giocarlo quando vuoi. Sto giocando dall'online, infatti.
ta 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 ta. Beh, ti dico, non tanto, Aurel. Preferisco il tennis, sono un tennista io. Questo blocco delle crepe, lo so che ha delle crepe il blocco. Adesso non più, non le avrà più, perché esplode. A est di qui il ballo dei Goron è di gran moda. Se non sai ballare non ti fila nessuno. Adesso ecco l'area sud. Eccola! Era di qui che si andava allora. Mi fa crepare dalle risate. Che cosa, Let? Il mio malgrado sono calciatore. Ah, ok. Aia! Brutti mostri. Eccola, Maple. C'è ancora l'apprendista strega. Vieni qui. No, la pozione non me la rubi. Sì, bla bla bla. No, la pozione. Disgraziata. L'ho pagata cara, sai? Brutta disgraziata, cavolo. Ah no, ce l'ho ancora la pozione, meno male. Perché mi si sa che tra un'ora forse... non lo so, quando sono stanco, di solito dito. Non ne ho idea quando stacco. Appena sono stufo. Grazie, Aurel, gentilissimo. Fa piacere, dai. Sono contento. Ma quello... Perché la chat me lo permette, nel senso... Se avessi la chat bella piena farei più fatica, ma... Adesso che la chat non è troppo movimentata, è più facile. Poi è anche un gioco tranquillo questo, quindi ho più tempo per guardare la chat. Certo, dipende dai momenti, devo dire. Però è bello dei giochi in single player, che posso mettere in pausa quando voglio. Grazie dei soldi per riparare la porta. Ma oh! Ma dimmi te, questo qui che... Ah, ok, speriamo sia prima. Ah, davvero? E se gli parlo ancora? Non farlo più! Ma cosa? Ah, gli ho rotto la porta questo qui. Come non farlo più? Oh! Gli ho rotto la porta di casa, cos'era, un pappo? È vero. Hai ragione. Bariamo un po', dai. Mi ha fregato i soldi quel monello. Com'è che li avevo persi? E com'è che gli avevo rotto la... Ah, l'alberello era. Vabbè, lasciamogliela aperta così mi ricordo. Ma dai, ma dimmi te. Vergogna. Vergogna, tranquillo, se non riesci a vedere la chat. Sì, esatto, faccio dopo recupero. Di solito. Infatti, di solito dopo recupero la chat. Allora, cascate secche. E qua nelle grotte ci saranno i Goron. Ah no, le fatine. Ta 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 ta. Oh no, i Licky Licky. Ah, davvero? Svegliati allora, Criceto. Vai a dormire, se no, se sei stanco. Oggi Game Boy ha 35 anni e Mother 3 è 18. Mother 3 è diventato maggiorenne. Vedo il tuo destino. Gli spiriti Goron mostrano tutto. Sorprendente. Vedo che balli come un forsennato. Sissio! Bentornato, Sissio. Il Goron leggiadro balla sul retro. È bravo. Eccolo. Salve. Sono la quinta generazione di balletto leggiadro. Questa è la sala da ballo. Se vuoi chiamarti Goron devi conoscere il nostro ballo. Se balli bene ti darò l'emblema fraterno. Provare costa 10 rupie. Dai, proviamo. Ci sta, dai, bravo Sissio. Devo spiegare il ballo? Sì.
Sì, spiega. Fai attenzione alla mia spiegazione. Sentirai il ritmo. Quando inizia la corsa devi seguire il ritmo. Ce ne sono di due tipi. Premi B per muoverti con queste note. Premi A per tenere la posa. Quando senti ci sono 8 round, se balli correttamente in 6 round vinci un premio. Se fai 3 sbagli sei fuori. Capito, sì. Ok. Non importa come balli, ma devi avere il ritmo. Ballo bene io. Ballo bene io. 1, 2, 1, 2, 3. Ho sbagliato, cavolo, troppo tardi. Ciao Francesco, come va? Cavolo, ho sbagliato. Concentrati, ok. D'accordo. Aspetta, com'è? Torniamo alla spiegazione perché non ho capito bene. Me lo faccio ripetere, infatti. No, non ho capito, infatti. Fai attenzione alla mia spiegazione. Sentirai il ritmo. Quando inizierai la corsa devi seguire il ritmo. Ce ne sono di due tipi. Premi B per muoverti con queste note. Premi A per tenere la posa. Quando senti queste note ci sono 8 round. Sì sì. Grazie per il lurchino, Ditto. E nel frattempo in cosa ti trasformi, Ditto? Dai, proviamo, dai. Non importa come balli. Ok. 1, 2, 1, 2, 3. No, come? Ma perché? Entro un upside duck lul. Let's, ma com'è questo, l'altra posa, quella che si mette giù? Prossimo round. Il mio messaggio. Cosa hai fatto nel tuo primo video? Ho giocato a Oblivion, un vecchio gioco. Era un video corto. Dai, torniamo indietro e riproviamo. Allora, ripartiamo, dai, dall'inizio. 1, 2, 1, 2. Dai, troppo tardi. Ok, andiamo indietro allora. Un po'. Quando stacchi? Perché tra po' devo andare, forse. Non lo so, quando sono stufo, Aurel. Comunque, non ti preoccupare, dopo recupero i messaggi. Allora. Dai, perché? Difficile questo minigioco, difficile. No, più indietro, più indietro, più indietro. Tosto, tosto, tosto. Dai, ci riproviamo. Ma come si fa l'ul terzo? Let's, let's. D'accordo. Ecco qua, c'è un po' i capelli un po' schiacciati dal cappello, ma vabbè, non c'è problema, ogni tanto mi fa bene toglierlo. Ciao Robotics, come va? Tutto bene? L'ho letto il tuo messaggio, Criceto. Ecco, un po' di sete. Dai. Bene. Anch'io, dai.
Anche se questo minigioco è tosto. Concentrati, ok, prossimo round. Sì, ci sta. Anche se non vale il prezzo. Ah, cappellino swag, esatto. Vabbè, pazienza, comunque è tosto questo minigioco. Dai, che palle, male sei fuori. Vabbè, ho capito. Lo so. No, ho sbagliato, non volevo. Faccio un'altra, lo faccio magari poi prossimamente. Per generazioni mentenati hanno garantito la pace sui monti rotolanti. Hai un cuore passionale? Da tanto tempo solo i veri cuori fraterni Goron possono passare da qui. Vattene. Monti rotolanti, vetta. Ah, ok, devo fare il minigioco per passare. Poi ci riproverò. Voglio andare prima qui dentro. Ah, c'erano le fattine qui. Voglio andare prima da questa parte. A quanto pare serve avere il... l'emblema fraterno per andare avanti. Allora, qui c'è un gufo. La leggenda... La leggenda della sirena è tramandata dal passato al presente. Ah, non posso andare qui dentro, ok. Torniamo nel passato allora. Però potevo anche non suonare qui davanti. Sono di Lugano, Svizzera. Guarda, l'ho portato tanto tempo fa a Minecraft, però oramai ha smesso di piacermi. Adesso gioco... più che altro sono attirato da altri giochi. Mi dispiace, Robotics. Lo so, lo vedo che sei... dall'Avatar ami Minecraft, lo so. Ci ho giocato tanto, tanto tempo fa. Allora, devo tornare indietro nel tempo. Vediamo un po' nella mappa il portale si trova qua sopra. Ho rotto qualcosa. Deve essere stato uno di quegli insetti lì. Sballino, ciao! Ah, come va? Hai già finito la live? Ah! Sarei venuto a raidare. O te o Fidek, ma avete finito entrambi. Come stai? Che mi racconti? Mi fate un bello shoutout per Sballino, moderatori? Grazie. Moderatori! Potresti salutare mio padre? Oggi è il suo compleanno. Si chiama S. Ah, tanti auguri, S, di buon compleanno! Auguri! Tempo passa per tutti. Guarda questi corvi qui che mi attaccano. Ok, ho capito. Non ci sono moderatori, quindi faccio io. Ci penso io. Out out Sballino. Andate a seguire, raga, mi raccomando. Ecco, Tilet, ti stavo cercando un po' perché qua mi perdo senza... mi perdo se no. Devo fare il ballo dei Goron, sono proprio obbligato, Let's, a farlo. Buonanotte, Aurel. Ma sei... no, sono anche su YouTube, Ditto. Esatto. Infatti sto parlando con... infatti se mi senti parlare da altre parti. Ah, la scheda madre. E la scheda padre? ma com'è che si fa il minigioco, appunto? Sai che... è difficile da fare. E devo capire dov'è il portale per il tempo, per passare, per tornare indietro, perché qua non mi fa tornare indietro. Non è facile, non è facile, tosto. Cascate secche. Sollevala. A sinistra c'è una roccia, sollevala. Sinistra.
L'Ulfidek. No, no, Fidek, no. Elena, ciao. Perché? Elena, come va? Che ne pensi della battuta della scheda madre, della scheda padre? Ciao Elena, come va? Allora, cerchiamo bene dov'è il faffo. No, questa volta, perdonami, ma questa volta volevo saperne veramente cosa ne pensi della battuta. Il cespuglio, dimmi il cespuglio. Ok. D'accordo, Let's, sì, ho capito. Il cespuglio, adesso vado a rompere il cespuglio. Visto che sono bravo a rompere qualcos'altro anche. Oh no, ancora lei. Lasciami stare. Ok, perfetto. Non mi ha preso la pozione, ottimo. Vabbè, prendi pure il cuore, che me ne frega. Ah, tu me ne ricorderò. L'entrata del dungeon. Ah, ok, l'entrata del dungeon. Ma com'è che faccio a fare la posa invece in tutte con B, giusto? Un po' raffreddata, cambia battute. Ok, ok. Proprio non riesco a finire. Devo finirla. Ah, lo so, ti capisco. Gli auguri a tuo zio. Auguri, zio di Robotics. Se vuoi dirmi il nome, io lo dico. In questo caso, auguri, zio di Robotics. Tanti auguri. E il tempo passa. Però tanti auguri, dai. Ecco le cascate. Adesso non sono più secche le cascate. Sono... ta, 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 ta. Oh no, uno Zora. Siamo nel passato. Ci sono già stato. Cosa vedo? Parapaparapam. Ma tutto bloccato qui. Non riesco a passare. Non passa, buttano i fogli di battute. E io le battute le faccio a tennis, infatti. E sono piuttosto bravo, E poi però c'è l'altro che mi risponde. E il nuovo foglio di battute, Let's. Che mi è passato. Però scusami, non te l'ho detto. Mi chiamo Sebastian. Piacere, Sebastian. Io mi chiamo Davide, invece. Rovescio due mani. E beh, è molto potente. Beh, ogni tanto vado anche a una, Dipende un po' dai casi. Allora, questo è il posto di prima. E ma è chiusa, c'è serratura. Aia, mi ha sputato addosso. Che schifo. Che schifo. Oh, non si sputa il fuoco addosso ai Link, È vietato. Oh no, c'è il tizio della porta qui. No, no, assolutamente no, Robotics. Non è il mio genere, guarda. E poi sai quanti canali ci sono che lo portano? No, grazie. Sputano come funghi, sì. Vediamo un po' se c'è... tizio delle rupie. Oh no, ancora lui. No, 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 no. Vabbè, tanto posso fare il rewind, quindi. Shh, non dirlo. Ah, lui fa il contrario invece. Non ho altro per te, grazie. Lui è l'opposto del suo antenato. Grazie per le rupie, per... ta-ta-ta-ta-ta. Momento, ma... ah no, non ce l'ho nel passato la cavalcatura. Ciao Giovanni, come stai? Tutto bene? Vedo il tuo destino, gli spiriti di Goron mi mostrano tutto. Oh mamma, vedo che balli come un forsennato. Sì, Zelda è tanta roba. Salve, sono della prima generazione del balletto leggiadro.
Questa è la sala da ballo. Per essere un vero Goron serve saper danzare il nostro ballo. Se balli bene ti darò l'emblema, fraterno. Provare costa 20 rupie. Balliamo, sì. Sì, dai, spiegami. Allora, spiegazione, se vediamo un po' se è quella di prima. Due tipi. Premi B per muoverti con queste note. Ah, per questa, per tenere la posa, ok. Bene, tutto bene anch'io, dai. 8 round. Perfetto come nel presente. Sì, ho capito. Il ritmo, esatto. Vediamo un po' se ce la faccio a superare il mio gioco questa volta. Un, due. Un, due, tre. Olè. Olè. No, non mi ricordavo più. Mossa errata. Vabbè. Concentrati, ok. Prossimo round. E non mi ricordavo più. Cavolo. E torniamo indietro, va, rewind, perché non mi ricordo più. Va bene, va bene. E vabbè. Ma mi ricordo che cosa? Non ho capito, c'è il simbolo del cuore, non riesco a leggere. Non riesco a leggere, cavolo, c'è il simbolo del cuore. Comunque, ciao, Giovanni. Rewind! Ho sbagliato a fare il rewind. Indietro! Facciamo così, torniamo proprio all'inizio, inizio. Oppure prima dell'errore. Vai. Ah no, troppo indietro, troppo indietro. Ok. Ok. Vai. Ok. No! Cos'è che ho sbagliato? Ok. Ottimo. Più svelti. Indietro, indietro. No, ho sbagliato, ma ho sbagliato mossa. Indietro. Doppia live, doppio dispositivo, grande ditto. Cos'è che ho sbagliato? No, 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 no. No, ho fallito. Cos'è che ho sbagliato qua? Cosa ho sbagliato? Ok. Ma cosa? Ma no, ma non è possibile. Ok, più indietro. Sono tre comunque. Grrr. Troppo in fretta, che è troppo tardi. Troppo veloce, troppo veloce.
Cosa ho sbagliato? Fatto troppo tardi, sì. Sì, sì, sì. È indietro, indietro. Scusate, ragazzi, per il rewind, ma... c'ero, c'ero questa volta. Mossa errata, ha detto, infatti. Mi ha detto mossa errata. Almeno mi dice... Sono tornato troppo indietro stavolta. Ok, creiamo un punto di sospensione qui. Nello slot 1. Salvataggio! Olè! Dai! No. Ma dai. Che, questo è The Legend of Zelda, The Oracle of Ages, l'oracolo del tempo, per Game Boy Color. Anni 2000. Sto usando la Nintendo, sono sulla Nintendo Switch. Sto cercando di superare questo minigioco dei Goron, dove devi ballare. Ok. Ma non è possibile. Più indietro, più indietro, più indietro. Come troppo tardi, non è vero, non è per niente vero. No, non ci credo. No, mossa errata. Olè! Sì! Sengombo, sei un fratello! Goron, come promesso ecco te. Grazie, l'emblema fraterno. Ora ho capito come fare. Anche tu sei un Goron. Tutti i Goron ti saranno amici. Speriamo di ballare tutti assieme. Sì, su Nintendo Switch. Adesso vabbè, ci ho collegato perché era scarico. E posso anche staccare adesso. Nintendo Switch, infatti. Sì, esatto. Bene, sto qui a proteggere la pace dei monti rotolanti. È l'emblema fraterno, capisci la passione di un cuore Goron. Puoi passare. Grazie, amico. So che ti chiedo molto, ma puoi aiutarmi, fratello? Certo. Ti vedo lontano futuro su uno strano veicolo mentre spari. Adesso. Ah, ti dico, Robotics, ci sono video di Minecraft nel mio canale. Vecchi, vecchi video di Minecraft. Parlo di lontano 2011-2012. Ma ciao, Wasim, bentornato. Il Goron leggiato laggiù raccontava di come ha trovato una bella chiave in una grotta. Con una cascata, che invidia. Il tirassegno è popolare quasi quanto il ballo. Bro, peccato, mi pare sia oltre le 10:30. Ah, ok. Sì, comunque questo è uno dei migliori titoli per Game Boy Color. Va bene, saltiamo da questa parte. Ah, devo saltare con la rincorsa qui. Prendiamo un po' di rincorsa. No! Ho sbagliato salto. Ho sbagliato salto.
Sei andato tanto avanti? No, non di molto. Beh, ho superato un minigioco difficile, però. Dai! Olè! Salta, salta, salta! Oh. Quello è il capo dei Goron. Olè! Io sto fino a fine live. Se non è stata volta, anche al massimo, dall'altra volta. Nessun problema. Quello dove dovevo ballare? Ah, sì, sì, l'ho finito. Per fortuna l'ho finito. Quello l'ho fatto nel passato. Poi dovrò rifare nel presente. Malul. Pianterò fiori di bomba su tutti i monti rotolanti. Ottimo. L'anziano ha energia da vendere. Non gli sto dietro. Eh sì, Non dirlo a nessuno, ma sono amico dei famosi Goron leggiadri. Eh sì, Robotics, uno di tanti. Quello per Game Boy Color. Questo è uno Zelda per Game Boy Color. Davvero? I Goron leggiadri bevono succo di lava ogni giorno per avere l'energia per ballare. Ne voglio anch'io, succo di lava. Leggermente piccante. Così piccante che non hai più palato dopo. Grazie, Aurel. È reciproco. E come sposto questo seme qui? Lo solleviamo, dai. Ok, l'ho rotto. Perfetto. Ops, ho sprecato un seme. Mario. Oh yeah, Mario time. E qui come faccio a spostare sto sceme qui che c'è il... Spingi, spingi. Spingi. E se lo lancio? E si è rotto. Si è rotto il seme. Mi sa che dobbiamo tornare nel presente, perché qua c'è ben poco da fare. Ciao Robotics, grazie mille per la compagnia. E quando vuoi mi trovi qua. Sia su Twitch che su YouTube. Param. C'è un modo più semplice per scendere dal... da questo posto. Senza dover fare l'area dei burroni. Paraparapà. Questi tectite che mi rompono le scatole poi. No, non si può. Non si può. Lo so, me l'hai già detto, ma ti ringrazio. Sì, certo, Aurel. Aurel. Sì, ne porto. Ieri ho portato un gioco dove bisognava correre al bagno di fretta. Dove c'era... L'obiettivo del gioco è andare a cagare. E superare i vari ostacoli. E le persone che ti intralciano, soprattutto. Dai! Vero, Fidek? Vai, salta! Sì, poi porto giochi Nintendo, giochi PC. Dai, sono caduto. Oh, che brutta sta parte. Stop! You violated the law. Grazie per l'iscrizione. Pay the court a fine or serve your sentence. Your stolen goods are now forfeit. Grazie mille per l'iscrizione. Benvenuto nel canale più buttato fuori. Lul. Torniamo un attimo su. Che magari trovo qualche cuore qui. Perché io ci metto il cuore qui. Ta-da. Allora, proviamo a tornare di qui nel presente. Vediamo un po'.
ta ta tan. Presente. Grazie Aurel per l'iscrizione. Ti ringrazio. Ma qui non funziona qua dentro. Magari proviamo a uscire. Dai. Senza cadere nel burrone. E vabbè, non ho premuto, non ho premuto. Dai! Casco sempre ogni volta. Magari fuori posso usare la melodia. Domani. Domani penso in serata, non so che ora. Deciderò. Ok, torniamo nel presente. Sì. Grazie Criceto. Che belle. Le metterò sicuramente. Oh no, un faffo. Ok, un cuore, perfetto. Sentiamo se mi gascia, certo. E chiaramente devo tornare nel passato per piantare il seme. Oh, dai, ho sbagliato. Ho sbagliato. E ho pochi cuori adesso. Diciottesimo anniversario di Yukami, 34esimo di Fire Emblem. Lezze, ma come faccio a spostare quella maledetta pianta? Guardala qui. E qua non so come fare. Qui ci sono i tectite che mi rompono le scatole. Ah, l'arpione, è vero. Non ci avevo pensato. Grazie. Grazie per il backseating. E qui ho fatto un errore. Eh sì, gancio. Gancio scambio. E ora andiamo nel presente. Som. Allora, eccola qui, la melodia. D'accordo, Aurel. Grazie mille per la compagnia. Ci becchiamo domani se ci sei. Ah, oh, finalmente. La pianta. La pianta. Qui c'è un Goron. Quando mio nonno era giovane aveva un negozio diverso. Prima di aprire i carri bersagli. Grande. Domani vediamo. Magari continuo con Princess Peach Showtime. Paraparapam. Paraparapam. Qui c'è un corvo. Paraparapam. Vieni qui, corvo. E vai. Ciao, Aurel. Buonanotte. Good night. Cari bersaglio. Facciamo un punto di sospensione, creiamolo qui. Per non dover rifare il minigioco. Benvenuti cari bersaglio, per giocare parla con quel Goron. Benvenuti cari bersaglio, usa la sparasemi mentre sei sul carro. Se colpisci abbastanza bersagli vinci un premio. Se ne manchi solo 3 vinci 20 rupie. Sì. Ok, iniziamo. Questo è il premio. Questo è? Cos'è sta roba? Pronti via?
Olè, non è ancora finita. Va bene, va bene. Ecco, ne hai colpiti 11 su 12. Perfetto. Oh, quasi perfetto, vinci. No, no, torniamo indietro allora. Indietro, indietro. Indietro, indietro, indietro. Perfetto, ora abbiamo fatto il perfect. 12 su 12. Esatto, distrutti tutti proprio, distrutti. Perfetto, bei tiri. Vinci un premio. Petto di roccia. Pronto per riprovare? No, grazie. Ok, ma riprova più tardi. Forse la chiave si trova nel passato. Nel passato, l'ho detta così. Un po' ridere. Corvaccio, mi lascia stare adesso, Recuperiamo un po' di cuori perché non ne posso più di sentire sto rumore. Fatina, sì, una fatina ho trovato, che fortuna. Salviamo. Per sicurezza, crea punti di sospensione. Oh, se fai 400 punti e i due giochi, presente e passato ti dà il boomerang. Oh! Davvero? 400 punti? Quale? Quello dei carri, dici? O quello del ballo? Questo tira segno, Goron. Il nostro gioco era molto popolare nel paese di Lina. Ora diamo in premio il succo di lava a chi fa un bel punteggio. Ah, d'accordo, allora dopo lo faccio. Eccellente, vuoi provare? Costa 20 rupie, sì. Vuoi sentire le regole? Sì. Lancia le palline nei bersagli con la spada. Fate 100 punti, blu. Le fate 100 punti, folletti meno 50, strike meno 50. Lancia 10 palline, premio dipende dal punteggio. Più o meno sì. Aia, indietro. No, ho sbagliato. Strike. E un blu, 30 punti. No, strike. Ok, un rosso, un blu, 30 meno. Una sub! Stop! You violated the law. It's been too long since I've seen a good brawl. I'm just warming up, you pathetic worm! Remember the Emperor! You dare attack me? I'm warning you! Grazie, Ditto, per la sub! Ho appena comprato casa a Witherun Prime per tenermi. Sì, grazie! Criceto. grazie mille, Ditto, per la sub col Prime. Adesso puoi usare l'emote. Beh, chiaramente non è la pubblicità. E ci sono i comandi video che puoi usare. Eh sì, esatto, esatto. Grazie per la sorpresa. No, non c'è Coffin, c'è Coffin Mario. Guarda, ci sono questi comandi che puoi usare. E poi c'è il ruolo specifico su Discord. Eh sì, e anche le emote. Presto ne farò fare di nuove anche. Ok. Grazie ancora. Totale 20 punti.
50 punti. Volevi! Vole, guarda che fascia! Guarda che fascia! Non se l'aspettava! 30 meno 50. Ho sbagliato. Devo colpire le fate, non i demoni. No, ho sbagliato. No. Dai, ho sbagliato. Strike. No, troppo lento, troppo lento. Ho preso il demone, non va bene. Belle, belle, è vero? Eh sì, piaceva molto anche a me. No, ho sbagliato. Prima, prima! Troppo tardi. E fammi mettere in posizione! Volevo prendere l'angelo, cavolo. Dai, che noia! Olè, ho preso l'angelo! Una fata. Sì, 900. 140 punti! Ma fammi mettere in posizione, scusa, Sì! Un'altra fata. 130 punti in un colpo solo. 270. No, ho preso il blu. Ho preso il rosso. No, 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 torniamo indietro, dai. Dai, strike. Strike. No, ho preso il demone, non va bene. Fa perdere troppi punti il demone. Ah, no, 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 no. Grazie, d'accordo. Buona serata, Ditto. Buona serata. Mi raccomando, non trasformarti troppo. Fai bravo nella pensione Pokémon, soprattutto. Grazie, Ditto. Intanto continuo a sclerare col minigioco qua. Questo maledetto minigioco. Centro meno... No, ho sbagliato. No! Ma dai! Olè, è andato lento per fortuna. E Criceto, ma se faccio il raid chiudo la live. Quella Faram, ciao, scusami, ero occupato in questo gioco. Come stai? Tutto bene? Scusa, ero concentrato. Così concentrato e stavo sclerando, infatti. Come butta? Come stai? 330 punti. Aspetta. Bene, anch'io tutto bene, dai. Olè, altri punti. 60 punti. 390. Sì, 400 punti superati. 520 punti. Due blocchi blu, 60 punti. Totale 580. E quanto dura il minigioco? Un'altra fata. 30 punti, 710. Grazie, Ditto, buonanotte. No, torniamo indietro, voglio prendere la fata. Olè, ho preso la fata. 100 punti, 810. Sì. Benissimo, vinci il succo di lava. E vai, scotta. Puoi riprovare? Da solo 20 rupie, no, grazie. Davvero, beh, torna. E il boomerang? Penso che devo parlare con quello lì con il succo di lava. Grazie, Fara. Mi hai visto che bravo che sono stato? Questi minigiochi sono un parto, veramente. Non dirlo a nessuno, ma sono un amico dei famosi, eh? Davvero. Cosa avevamo? Cosa avevano i gorolleggiatri? Una cosa a forma di sirena? L'ho scordato. Ah, l'ha scordato, ok. Torniamo nel presente, va.
questo qui si è scordato tutto. No, Maple, non adesso. Non adesso, Maple. Ok, perfetto. Non era il momento adatto. Eh sì, questo Zelda ogni tanto, come capita nei giochi vecchi, ogni tanto capita di perdersi. Cos'è che vuole questo? Quando mio nonno era giovane aveva un negozio. Ok, l'ha già letto. Oh no! Mi è venuto addosso un insetto! Il bello di questi giochi, raga, è che nelle live short, come vedete, si vede molto di più. Occupano molto più schermo. Ed è questo il bello. Gioco Bing Bang. Bing Bang Attack, cari bersaglio. I Goron hanno sempre aiutato fratelli. E lo faranno sempre. No, ho sbagliato. Vabbè. Noi Goron abbiamo tanti oggetti magici. Se ne hai uno, trattalo bene. Ah, c'è un altro giochino da fare qui. Questo cosa vuole? Oh, ho lavorato fino a tardi in questi giorni, che non mi va di giocare. Ho anche pescato un bel premio. Vabbè. Ho bisogno di qualcosa che mi di energia e mi svegli. Ce l'ho io, scusa. Ah, ho la... Sì. No, Farah, mi dispiace, ma non posso dare il mio numero. Sai, non si può neanche chiedere dati personali nelle chat, lo sai. È contro il regolamento. Però adesso lo sai almeno, dai. Ma questo vale per tutta la piattaforma, non solo per qua. Un giro per il web è piuttosto rischioso. Ma anch'io non posso mica dare il mio numero a tutti. Lo do solo a persone che conosco, anche nella vita reale. Persone che conosco da anni e anni. Ma guarda che se vuoi c'ho Discord, se vuoi comunque c'ho Discord, c'ho Telegram. Guarda, anche su Discord e Telegram ci possiamo sentire fuori live, eh? Guarda, Telegram e Discord. Ok. Sì, ma non vuole il succo di lava lui? Non è lui che vuole il succo di lava? Intanto c'è un tesoro. No, ho sbagliato. Dai. Criceto, un attimo. Ho trovato un semigascia. È che il gioco mi prende, sai com'è. Nessun problema, Farah. Tranquillo, non c'è problema. Parapaparapam. E sai com'è, Dito? Sì, Dito, Criceto, il gioco mi sta prendendo. Ah, qui siamo tornati indietro praticamente. Param. Tatam. Taratatantan. E torniamo ai monti. Parapapam. Parapapam. Tatam. Taratatatan. Sto vermaccio qui schifoso. Dai! No, 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 no. Uff. Allora, torniamo. Prima di tutto torniamo al punto di prima. Ok, perfetto. Salviamo anche qua. Abbiamo 5 essenze, eh.
Ne restano altre tre da trovare, penso. Licchi licchi. Licchi licchi. Pam. Ta 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 ta. Sì, raga, sì. Dai, facciamo un raid adesso a Genio. No, aspetta. Ah, no, c'è sballino. Aspetta. La sballino, andiamo da sballino. Sballino ancora in live. Cioè, sballino, dov'è che è? Sballino, come cavolo si scrive sballino? 9, 8, 5. Andiamo da sballino, raga. Tutti dentro. Intanto inizio a salutare gli amici di YouTube. Grazie mille per la compagnia. Mi ha fatto piacere. Come sempre eravate carichissimi. Ciao a tutti, buonanotte. A domani, amici di YouTube. Ciao! E fate bravi. Lul. Ciao Simone. Stavo staccando. Buonanotte. A domani. Tranquillo. Ok, chiudiamo qua. E adesso andiamo di ride per la gioia di Criceto. Eeeh.